Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andronic Maturo su Yo-Kai Watch 3. Come probabilmente avrete intuito dal fatto che sono con Luna e siamo alle investigazioni Conan, oggi andremo a fare una missione davvero davvero carina. Vorrei fare la missione di Velenotto, anche se non ho gli yokai a livello 70, penso che si possa fare tranquillamente, quindi io direi di provare a farla. E questa in realtà è la missione per reclutare Luminotto. Una volta che l'hai battuto dovrebbe venire squadra automaticamente. Non ho letto se sulla wiki dice automaticamente o no, però vediamo se ci dà, se ci fa dare il cibo a Luminotto, vuol dire che non è auto befriending. Quindi andiamo a vedere. Colui che ascende nella luce, Velenotto ha chiesto il nostro aiuto per liberarsi di un potente yokai della zona. Bisognerà fare attenzione. Ok, scudo stellato come ricompensa. L'ho già preso una volta, può essere su Yokai Watch 2, ma non ricordo di preciso. Oh, un incarico da parte di Velenotto. Vedo che avete accettato il mio incarico. Velenotto. Yo ciao, benvenuto all'agenzia Conan, investigatore del mistero. Uno yokai dall'enorme potere, dici di più. Ecco, avverto una luce potente. Si sta avvicinando, una luce. Non so di che si tratti, ma sento una strana inquietudine. Deve essere una creatura molto potente. Una creatura che rende Velenotto inquieto. Che diabile potrebbe essere? Eh certo, cioè, Velenotto, voglio dire, combatte contro Felimonio. Non so se ho reso bene l'idea, non ha paura, a parte che sì, Felimonio, perché ha distrutto il suo villaggio e l'ha fatto diventare uno yokai, quindi vuole vendicarsi, però Felimonio, ci vuole coraggio comunque. Che diavolo potrebbe essere? E per qualche strana ragione che non capisco, sento di dover incontrare questa creatura. Capisco, è come se ti stesse evocando. La luce potente che avverto proviene dalle profondità del Monte Selvoscura. Verreste con me? Beh, è questo che fanno i grandi detective, no? Certo che veniamo con te. E bene. Se questo è quello che dobbiamo fare. Monte Selvoscura, che sia sulla vetta? Proviamo intanto da dalla vetta. Poi nel caso torniamo giù. Ti pareva? Ottimo, vediamo un po'. Dunque, forse... Ah, però... Ah, in un punto così, non è proprio né in cima né qua giù. È in mezzo alle fratte. Non mi direi che addirittura è qui. Allora è proprio qua su. Qua Cicalama. Per conto suo. Ah, ho capito. Ma è strano allora. C'era un passaggio lì? Può essere, ma devo fare tutto quanto il giro, devo fare. Andiamo con l'elicottero allora, dai. Più semplice. Meno male che ce l'hanno pensato di mettere l'elicottero, se no era un problemino. Bisognava fare tutto quanto il giro dentro la grotta e poi venire di qua. Almeno siamo tutti interi. Certo. Ok, germoglio di bambù preso. Mi piace un sacco collezionare gli oggetti, ragazzi, ve l'ho detto. Sì, ho lasciato questi, ma cose a parte. Ok, ci vuole Leo Fuoco qui, se non sbaglio, per questa trivella. Devo andare a prendere un Leo Fuoco perché l'ho fuso. Leo Fuoco! Eccola qua. Ti permette di rompere massi di ghiaccio. Trivella sfavillante. Oh yeah. Ok, riproviamoci ora. Eccola qua. Ma dovrebbe essere infuocata, perché non lo è? Con tutta quanta animazione strana. Willa! Cacchio che bello sto posto. Oh, oh, oh. Cosa sei tu? Ah, quella di diamante ci vuole, sì. Perché sto esitando allora? Eccola qua. Topagna, tanto uguale, guarda quanti ce n'ho. Con la cavolo di moneta non serve a niente alla fine. Anche fai l'essenza non ha un utilizzo particolare ai fini del gioco. Eccolo qui. Pensavo che stesse tutta quanta la parte là, invece è tranquillo qui a riflettere. E allora rompiamo anche questi massi. Voglio vedere se c'è qualche oggetto. Ecco, fatto anche l'ultimo. Eccolo qui.
Cosa sei tu? Corpo gioiello per Originian. Sto Originian devo ancora iniziare a farlo. Non trovo la strada. Gli yokai si dopo ha reclutato anche Bishamonten e Fukurokujo al 70 per averli appunto più forti. Come ho detto appunto, era solo a scopo dimostrativo quel video. Ho messo Emma. Ho tolto Zazel anche se Zazel è forte. È molto più forte di Emma, però se recupero la spada di Emma, dopo sono cavoli per tutti. E penso che la farò per mercoledì, giovedì quella missione. No, oggi è martedì, quindi la faccio forse giovedì, venerdì, non lo so. Penso che per questa settimana la facciamo. Bene, siamo pronti per cominciare. Chi c'è? Io sono Velenotto. E tu che ci fai lì? Che ci faccio qui? Stavo riflettendo su come gli yokai umani potrebbero raggiungere la vera felicità. Tutto qua. Un avversario difficile. Posso venire lì da te? Geniale, io mi chiamo Luna Celesti. Io sono Luminotto, è un piacere conoscervi. Un tipo un po' prolisso, ma senza dubbio per niente pericoloso. Credo... Scusa, ehi tu! Sembri un tipo davvero forte, ti va di diventare mio amico? Ma che combini, scodigliata! Sono una tipa diretta, mi piace. Ma temo non sia così semplice stringere amicizia con me. La cosa non mi sorprende. Voglio affidarti un piccolo compito. Va bene, accettiamo qualsiasi incarico. Una grande oscurità giace sottoterra in questa città. Vorrei che provassi a scacciarla. Se ci riuscirai, avrai la possibilità di diventare mia amica. In breve, sconfiggi lo yokai che giace sottoterra e poi affrontaci. Ha senso. La missione compiuta, torna qui, ok? So cosa fare. Ok. Sconfiggere la calamità sottoterra? Fatto il Luminotto. E se avete visto il video di ieri, l'avete fatto anche voi. Sfidiamo quindi Luminotto. Dunque, hai sconfitto l'oscurità che giace sottoterra. In questo caso, testerò seduta stante il tuo carattere. Allora, vuoi affrontarmi in battaglia? Sì! Non ho il blaster pronto, la pistola è scarica. Puoi scommetterci. Sei una tipa davvero interessante. Cominciamo! Gnammete! Sei fortino? Senti che robina! Ah, ti sposti? A me non mi faccio fregare, zio. Te lo scordi. Dovrei riuscire a colpirlo. Yeah! Ma il pugno! Ah, sei forte tu, eh? Fermi tutti! Cos'è successo lì? Ok, non posso neanche dargli il frutto. Però cos'è successo lì? Mi ha ucciso quasi di Hilo! Dai Emma, non è carico Emma, porca zozza. Ah, va bene, va bene. Cioè, bene no, però. Perfetto, fregato. Yes. Ma quanto si ricarica? Ehi, ma sei pazzo? Non gli faccio neanche tanti danni. Vabbè però. Povero Nihilo. Dai, su ragazzi. No, ricarica Nihilo, Fukurokujo. Attenzione. La pistola è pronta. Dato che non posso farmelo amico, posso solo fare danno. E faremo tanti danni.
Non è alto, però faremo danni. Di poco! Ragazzi, ora dovete attaccare. Grande, che fortuna! Oh, questo però si ricarica di continuo, non finisce più la lotta. Cavolo, è forte, dovrebbe stare a 70 allora. Ed è forte, si ricarica di continuo. Se lo metto in squadra è forte. Cioè, va bene. Questo sì che è lo spirito giusto. Mi piace, otterremo grandi risultati. Grazie, Luminotto. Luminotto, risplendi luce di giustizia! Ecco, bravo. Rinominiamolo, sì. Ikari Orochi, oddio, Ikari Orochi sarebbe bello. Brillant, Aureo. Non c'è già uno che si chiama Aureo? O quello è Auro, forse? Ah, no, c'è Aureo. Radios, Luminar e... Però Ikari... Mi piacerebbe, però Ikari è più il nome da femmina. Ok, abbiamo tolto un sigillo. Cavolo, deve essere forte però, eh. Ma andiamo subito a vederlo ora. Mi chiedo se raggiungerà mai il tuo livello. Wow, davvero? Puoi diventare un tipo fastidiosamente appassionato come il Luminotto? Magari. Possiede un potere così misterioso. All'inizio anch'io lo trovo fastidioso, ma sono sempre più affascinato. Ma di che diamine stai parlando? Come faccio a diventare come te? Prima di tutto impara a pronunciare le parole importanti con la giusta enfasi. Dai, Medenotto, metti giù quel taccuino, ti devi calmare ora. Stai rovinando la tua aria da duro. Dimostra un po' d'amor proprio. No, perché io voglio prevalere. Andava bene così? Wow, impara davvero in fretta. Ora possiamo anche andarcene. Beh, l'incarico è completato, no? Andiamo a casa e non pensiamoci più. Questo è lo spirito giusto, Medenotto. Hai la vittoria in tasca. Grazie. Ti renderò orgoglioso di me. Colui che ascende la luce. Nella luce. Colui che ascende nella luce, va bene. No, devi dire galattico. Andiamo ora a vedere un attimino le statistiche di Luminotto. Beh, al 40. No, che peccato. Anche Malavo è al 50. Leo Fuoco che si trova nella scuola è al 48, dai. Luce di vita. Lampo di drago. Mosso di ragnante, alta tensione. Ok, vabbè, lampo di drago. Luce di vita. Avvolge un alleato con una luce benefica, guarendo costantemente i suoi PS. E l'effetto dura quanto ti pare. Beh, non è male, però al 40 ci vuole un sacco di tempo ad allenarlo. Va bene Cuggi, questo quindi era il video su come reclutare Luminotto. E ovviamente come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente le iscrizioni e il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!